Novità in arrivo nella zona dello stadio comunale della piscina in termini di viabilità, parcheggi e decoro urbano. Una bellissima area che prima era tenuta piuttosto male, era un'area più o meno dismessa. E già dai primi giorni dell'insediamento il signor Magara, che gestisce la piscina, e molti utenti della piscina ci avevano chiesto l'opportunità di riuscire a accedere a quest'area retrostante la piscina nei momenti in cui c'è la partita, ci sono eventi talmente importanti che è vietato l'accesso al viale principale dello stadio, e quindi abbiamo pensato di allargare la strada, fare questi marciapiedi e dotarla anche di illuminazione e di verde adeguato a questa zona. I lavori, per un investimento totale di circa 45.000 euro, dovrebbero concludersi entro agosto. Quello della zona stadio non è però l'unico intervento nell'ambito della riqualificazione e valorizzazione che ha visto la luce in questi giorni. In questi giorni partiranno molti cantieri, alcuni sono in corso. Quello nel centro di Santa Firmina, tutta la zona vecchia di Santa Firmina, nota a tutti come Gaville, anche se non è Gaville, però la parte alta di Santa Firmina la stiamo riasfaltando, e alcune di quelle aree erano più di 50 anni che non venivano riasfaltate. Stamani mattina sono partiti i lavori in via Rostini, sempre di asfaltatura, settimana prossima poi ci vedremo per la conferenza stampa su via Petrarca e altre varie che faremo durante l'estate per le scuole, perché interverremo per sistemare dal punto di vista strutturale molti plessi scolastici.